Sì, lo ammetto. Mi sono visto La Notte dei Re. E dopo, solo dopo, mi sono visto il secondo tempo di Verona Cittadella. So che questa era una partita più importante, ma non potevo non vedermi le giocate di Totti, i gol, le sponde, le partite senza fori, le leggende, Figo, Figa, un gol di quelli pazzeschi, Tacchetti, gol. Non ho resistito, però dopo mi sono visto anche Verona Cittadella. Ciao, ITC Sgabon, bella a tutti da me. Ormai praticamente la partita è bella che è andata, ma ho fatto una cuffata di quelle pazzesche nella partita di andata, perché ho detto il Cittadella è un passo dal sogno, più che un passo dal sogno, poracci, dopo stasera sono praticamente caduti in un incubo di quelli pazzeschi, perché se all'andata il punteggio era 2-0 per il Cittadella, il Verona al Bentegodi sta godendo come un maiale in calore, perché sono riusciti a ribaltarla appunto totalmente, punteggio di 3-0. E sinceramente nulla da dire, perché stasera al Cittadella, aspettate che c'ho la Gioconda dietro rubata all'Uber, e non è finta, che mi vengono a suonare, anzi manco me suonano, proprio se calano con gli elicotteri dentro mi fanno i buchi sopra. E che cazzo stavo a dire? Ah, il Verona stasera ha meritato assolutamente di andare in Serie A. Ovviamente non conta solo la partita di andata, ma il totale dei 180 minuti. Stasera Cittadella veramente poca roba, due espulsioni, Proia, partiranno i cori dalle curve, dallo stadio, perché si è fatto espelle un'altra volta, non gli è bastata col Benevento, ma già ci avevano un espulso, e quindi poi insomma erano già andati sul punteggio del 2-0, è ovvio che la partita ha preso una piega totalmente diversa. Quindi non ho detto la cosa fondamentale mentre mi sta risalendo tutto, il Verona ritorna in Serie A, mi sono bevuto un po' di roba, mi sento un po', il Verona ritorna in Serie A, ragazzi, il Verona ritorna in Serie A. Un po' ci speravo per il Cittadella, perché comunque è una squadra che mi piace, è una squadra che non è mai stata in Serie A e avrei avuto piacere di vederla proprio nella massima competizione, però lo ripeto, sono i 180 minuti che fanno la differenza. Verona sicuramente che c'ha più esperienza, che è più pronto, secondo me stasera i giocatori del Cittadella un po' l'hanno sentita a livello mentale, credo che sia stata questa la differenza, perché all'andata hanno fatto tutt'altra partita e a questi livelli anche la mentalità conta, poi avere tutto il piede, tutta la gamba che te pare, pure la terza gamba, però è proprio la testa che deve girare ad alti livelli per fare questi risultati. Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Ripeto, alla fine secondo me è giusto che il Verona torni in Serie A. Sicuramente è una squadra più preparata, più pronta rispetto al Cittadella. Vi dico una cosa, fosse finita 2-0 per il Verona, sarebbero comunque andati loro in Serie A, perché voi dite, l'andata è finita 2-0, il ritorno è finita 2-0, fosse finita 2-0 perché per il miglior piazzamento. Però stiamo a fare un discorso che non c'entra un cazzo, perché ovviamente al momento stanno 3-0 per il Verona. Quindi bentornati in Serie A, sono contento per Pazzini. E non è che mo cacciano, no, speriamo di no, sono veramente contento per Pazzini. Ah, il gol di Carmine, ragazzi, di tacco, è veramente una cosa di quelle pazzesche. Il terzo gol l'ho visto, vabbè, ormai la partita era bella che è andata. Il primo gol ovviamente ve l'ho detto, stavo a guardare La Notte dei Re e non l'ho visto. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, se il Verona secondo voi adesso che torna in Serie A può salvarsi, magari faranno una squadra, un calciomercato particolare per tentare la salvezza la prossima stagione, ma secondo me ce la possono anche fare, perché comunque l'organico non è per niente male. Ripeto, la Serie A la conoscono e quindi chi lo sa, potrebbero tirar fuori quel qualcosa in più come quest'anno il Parma. Poi non lo so, non mi voglio sbilanciare più di tanto, farò il video con Fabio come sarà la classifica Serie A 2019-2020, poi la vedremo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, vado perché mi sto a piscia sotto e viva la Gioconda.